Ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video e oggi sono qui per farvi la review di alcuni prodotti che mi sono stati inviati da un'azienda. Si tratta dell'azienda Conte Mori. Non so se tutte la conoscete, questo qui è diciamo il loro sito, insomma nell'info box troverete tutti quanti i dettagli. Si tratta di un'azienda che si trova nel Principato di Monaco ed è un'azienda che produce prodotti esclusivamente biologici, ovvero con prodotti naturali. E a me erano stati inviati dei campioncini, che vi dico la verità, ci ho messo tantissimo ad utilizzare, perché non sono dei campioncini normali, ovvero cioè sono enormi. Non so se c'è scritto quanti ml sono, forse no. No, ma cioè, ora vi dirò bene, ma con alcune creme ho potuto davvero testarle tantissimo e farmi un'idea molto ben precisa, proprio perché di prodotto all'interno ce n'era tantissimo, quindi ci ho messo anche davvero molto a provarle. Allora, iniziamo subito. Allora, vi dico che per questa collaborazione ho preso come cavia anche mia madre, perché alcune creme erano antirughe. E insomma, che me le provo io che ho 23 anni e ringraziando il cielo ancora non vedo delle rughe, e la vedevo diciamo una cosa anche un po' inutile. Sicuramente su una donna con una pelle tra virgolette matura di 46 anni sarà sicuramente diverso. Ora mi ucciderà perché ho chiamato la sua pelle matura, ma è così. Ciao mamma. Allora, inizio subito da questa crema. Mi dispiace che vedete tutti i campioncini mezzi smozzicati così. Ed è una crema sebo normalizzante per il controllo della secrezione sebacea nelle pelli grassi o impure per un'efficacia idratazione. Allora, il punto forte di tutte queste creme che adesso vi mostro è in assoluto il profumo. Un profumo dove si percepiscono sempre delle note floreali di rosa e all'interno, che a me piace da morire, ed è una cosa che, cioè, secondo me in una crema comunque il profumo fa la sua parte, c'è poco da fare. Per quanto riguarda la crema sebo normalizzante, io posso dirvi che non ho grandi problemi di lucidità della pelle. Ho la pelle mista, ma non è tanto mista al punto che mi si lucida spesso, fortunatamente. Però posso dirvi che per quanto riguarda idratazione è stata una crema fantastica. Ottima anche come base viso, come base trucco, scusate, perché si asciuga davvero in fretta e lascia la pelle molto morbida e omogenea. E questa in assoluto mi è piaciuta molto, però ecco, non so dirvi dal punto di vista proprio della sua funzione sebo normalizzante quanto in realtà magari sia efficace, perché io non ho questi grandi problemi. Poi, allora, questa è fantastica, è una crema super idratante viso e collo, indicata per un'idratazione ottima con ogni pelle e negli intervalli tra i trattamenti intensivi. Anche qui stesso identico discorso per quanto riguarda il profumo, fantastico. E posso dirvi che pur essendo una crema super idratante, infatti era davvero molto molto corposa, e si assorbiva in fretta, perché se mi seguite sapete che odio stare 3000 ore a massaggiare la crema per farla assorbire, e ancora di più che mi lasci la pelle appiccicaticcia. Invece questa assolutamente non dà nessun tipo di problema ed è idratante da morire, tant'è che sinceramente sto valutando l'acquisto, perché una crema così tanto idratante secondo me per il periodo invernale, che comunque anche io che ho la pelle mista tendo ad averla un po' più secca, e cioè secondo me è davvero ottima, veramente buona buona buona. E fate conto che con questo campioncino mettendola mattina e sera ci ho fatto 3-4 giorni, quindi non poco. Poi, dov'è? Ok, poi abbiamo un burro vegetale. E burro vegetale costituito dalla combinazione di preziosi oli vegetali uniti al burro di cacao, di karité e palmata cocco. Questa combinazione riesce a reidratare anche le pelli più aridi senza essere occlusive. Allora, io queste l'ho usata non sul viso, ma l'ho usata appunto nelle parti diciamo più secche del corpo. Qui ancora ne ho circa metà di campioncino, però insomma volevo intanto già parlarvene, perché essendo un burro
e appunto la consistenza è molto corposa e ne basta davvero pochissimo. E l'ho usato sulle parti più secche del corpo, cioè in realtà non ho il vizio di mettere la crema corpo quando esco dalla doccia, a meno che proprio non ho tempo e quindi mi ci rilasso un po', ma in realtà lo faccio veramente raramente, e quindi la pelle del corpo è parecchio secca, soprattutto sulle gambe. Sulle spalle e l'ho usata tantissimo anche diciamo nei punti proprio un po' più critici come i talloni, i gomiti che sono diciamo quella un pochino più ruvidini, e questo burro li idrata alla perfezione e li rende morbidissimi a lungo, cioè assolutamente questo mi ha colpito perché ha davvero un'idratazione profonda ed essendo pure un burro comunque si assorbe in fretta e non lascia la pelle assolutamente unta ed è davvero fantastico, cioè mi è piaciuto davvero tantissimo e ancora ne ho a metà. Poi insomma, dato che non lo metto proprio su tutto il corpo, sono riuscita anche a sfruttarlo di più perché lo doso solamente nelle parti dove ritengo sia un po' più necessario. Un'altra crema corpo che mi piace tantissimo è questa corpo multivitaminica idratante rigenerante antiradicali, non ci leggevo. Ed è una crema per ogni tipo di pelle, fortemente idratante. E è vero, cioè è idratante tantissimo. Anche qui stesso discorso di quello di prima. Questo l'ho usata su tutto il corpo e l'ho usata proprio l'altro ieri, e tra l'altro ancora ne ho metà dentro. Ed è fantastica, intanto pure qui il profumo che lascia sulla pelle è buonissimo, questo profumo anche qui floreale, infatti ecco il secondo ingrediente è il rosa moscheta, quindi insomma ci sta. E è davvero fantastico, poi su di me è difficile che le creme, è come il stesso discorso dello shampoo, e la profumazione è difficile che mi permani addosso, invece questa permane davvero tanto, lascia la pelle morbidissima e super idratata. Ed è assolutamente una crema corpo che mi piace tantissimo. Poi siamo arrivate alle due creme antirughe. Allora, faccio vedere prima questa qui. Allora, questa è una crema antirughe forte viso e collo. Stimola il rinnovamento del collagene, aumenta il tono del derma, esercita un effetto lifting. Come vi ho detto, questa l'ho fatta però alla mia madre. Intanto è rimasta piacevolmente colpita dal fatto che con questo campioncino ci ha fatto, mettendolo tutte le sere, più di una settimana, circa 10 giorni. E quindi, insomma, già questo stupisce perché fa capire che basta davvero una quantità minima di crema per avere un effetto ottimale. Quindi, comunque, rispetto magari a me che ho utilizzato, non so, la crema corpo 2 volte, sicuramente si è fatta un'idea più chiara. E vi posso dire che visibilmente si notava la differenza, e la pelle era molto più distesa, più idratata e le piccole rughe, certo non fa miracoli, ma le piccole rughe di espressione erano decisamente più distese, ecco. E anche questo, appunto, il profumo è assolutamente buonissimo. E questa qui la usava soprattutto come crema notte perché era molto molto idratante, anche lei odia l'effetto appiccicaticcio, è tipo una cosa di famiglia, e quindi diciamo la usava come crema notte perché appunto agiva in profondità e la mattina aveva la pelle morbidissima, ma diciamo il suo vero amore è stata quest'altra antirughe, che è un'antirughe agli oligopeptidi che stimola il rinnovamento del collagene per una pelle più giovane. Questa ancora ce n'è un pochino dentro, infatti la sta ancora utilizzando, e questa la sta utilizzando mattina e sera perché in confronto all'altra, pur essendo molto corposa, si assorbe più facilmente e riesce anche ad usarla come base trucco. E anche questa le piace tantissimo, tant'è che mi ha chiesto di comprargliela perché comunque anche qui c'è da dire che abbiamo visto i prezzi online. E magari a primo acchito possono non sembrare proprio bassi, perché se non sbaglio questa viene intorno ai 25 euro. Ma se con un campioncino che deduco che secondo me non saranno più di 5-7 ml, ci ha fatto 10 giorni con diciamo una crema normale,
di un formato normale, sicuramente ci farà parecchi mesi, quindi 25 euro sono secondo me ammortizzati nel tempo in una maniera perfetta. E tra l'altro al giorno d'oggi 25 euro ci si comprano anche le creme, diciamo, delle marche un po' più commerciali, che non ci garantiscono neanche una certa qualità di ingredienti. Quindi assolutamente queste qua, cioè queste qua antirughe, e sono stata contenta di aver visto davvero molto soddisfatta mia madre, che su queste cose è anche molto scettica, cioè nel senso sì, la metto, però boh. Però cioè, se ne è accorta anche lei, sia dal punto di vista di idratazione, sia dal punto di vista di pelle distesa. E quindi sono stata davvero contenta di aver ricevuto questi prodotti perché ho scoperto, diciamo, un nuovo brand che non posso che non, cioè, non posso fare altro che consigliarvi, perché assolutamente è un brand di qualità e che vale la pena provare. E vi lascio giù nell'info box il sito, se vi va fateci un salto, magari vedete un po', date un'occhiata. E niente ragazze, fatemi sapere se avete magari provato qualcosa di questa azienda e ci vediamo al prossimo video. Ciao!